Ciao amici! Finalmente è Natale e il mondo Pinipon è ancora più bello! Vi piace il Natale? Secondo me sì, qui nella City stanno aspettando i regali. Sai Cristina, quest'anno riceverai dei super regali! Wow! E perché? Perché ve li farà una persona proprio speciale. E Babbo Natale? È meglio che ve lo racconto dall'inizio. Tutto ebbe inizio quando le supereroine ricevettero una telefonata. Pronto? Siamo le supereroine dei Pinipon, disposte ad aiutare qualsiasi persona che ha bisogno. Chi è? Oh oh oh, vediamo se indovini! Babbo Natale, sei tu! E anche Mamma Natale! Manca poco la vigilia di Natale, avete bisogno? No, andrà tutto bene, come sempre! Non è vero! Ogni volta ci sono sempre più Pinipon! Ormai siamo vecchietti e abbiamo bisogno del vostro aiuto! Certo! Come vi possiamo aiutare? Chi ci può aiutare meglio delle supereroine? In una notte possiamo distribuire tutti i regali! Ma non so se ce la faremo! È un po' difficile distribuire regali nelle case corrispondenti senza sbagliare! Non preoccupatevi! Vi aiutiamo noi! La squadra natalizia! La squadra natalizia! È un nome bellissimo! Benissimo, vi aspettiamo! Beh ragazzi, abbiamo una missione importante! Babbo Natale e Mamma Natale hanno bisogno di noi! Senza il nostro aiuto non possono distribuire tutti i regali! E senza regali non è Natale! Beh, quest'anno saranno dei super regali! E da quel giorno, le supereroine del mondo Pinipon iniziarono ad allenarsi per essere forti e allenate la notte della vigilia di Natale. Dai ragazze, adesso facciamo una prova da supereroine. Lavoro di squadra. Dobbiamo riuscire a tirar su la testa della supereroina. Ma è troppo pesante, è piena di cose nostre. Ci sono dentro un sacco di accessori per poterci cambiare e travestirci tutti i giorni da nuova eroina. Ok, dai. Ragazze, l'unione fa la forza! Hai ragione! Brave ragazze, siete pronte per la vostra missione! Obiettivo, distribuire tutti i regali dei Pinipon in una notte! Se stanotte senti dei rumori strani, sono le supereroine che stanno aiutando Babbo Natale e Mamma Natale a distribuire regali alla velocità della luce! Evviva! Io desidero adottare un cagnolino, secondo te me lo portano? Beh, non so se lo possono portare in volo! E voi cosa ne pensate, amici? Secondo voi ce la faranno a distribuire tutti i regali con Babbo Natale e Mamma Natale in una sola notte? Scriveteci nei commenti! Ciao supereroine! Siete pronte per iniziare la distribuzione dei regali? No, non siamo ancora pronte, stiamo decidendo cosa metterci. Ci aiuti? Certo, mi piace aiutarvi! Dai, cominciamo da te! Cerchiamo un bel maglioncino pesante che ti stia bene. Guarda, questo è proprio carino! Mettiamo il mantello, il maglioncino, così. Va che bella! E si abbina ai tuoi capelli. E adesso dei pantaloni felpati. Ecco qui! Sei bellissima! E non dimenticarti del regalo! Ecco, pronta! Adesso tocca a te! Devi metterti qualcosa di pesante, stanotte farà proprio freddo! Questo ti piace? È azzurro come i tuoi capelli. Hai visto? E adesso i pantaloni lunghi, belli caldi. Stupenda! Ed ecco il tuo regalo. Pronta per aiutare Babbo Natale. Ecco, adesso tocca a te. Ma visto che siamo delle supereroine, perché non ci cambiamo super veloce? Va benissimo, così ci mettiamo subito al lavoro. Wow, velocissima! E tu che cosa ti vuoi mettere? Un bel maglioncino, fantastica! Mamma mia, che velocità! Manchi solo tu? Sei proprio bella! Ed ecco qui, tutte pronte! Siamo strabellissime! Oh oh oh, e adesso al lavoro, squadra natalizia! Forza ragazzi! E così, felici e contenti, la squadra natalizia si mise al lavoro volando per tutta la City. Non si dimenticarono neanche una casa. La distribuzione dei regali!
Mamma mia, che lavoro di squadra! Un lavoro magnifico! Ai, ai, ai! Volevo dire... Oh, oh, oh! Brave ragazze! Missione compiuta! Manca ancora qualcosa! Ah sì, è il cagnolino che voleva adottare Cristina! Ha ragione, non è un regalo! E beh, certo, un sacco di persone lo chiedono a Babbo Natale, ma poi non se ne prendono cura! È una bella responsabilità! Non si fa! E poi non si può impacchettare! Sapete una cosa? Conosco molto bene Cristina ed è una grande amante degli animali e sono sicura che si prenderà cura di lui! Ok, per me va bene, glielo possiamo portare! Ma come? Ho un'idea! Gli mettiamo un fiocco e lo portiamo come se fosse un guinzaglio! Buona idea! Dai, mettiamoglielo intorno al collo! Perfetto! Beh, abbiamo finito direi! Adesso andate a riposarvi che domani è un grande giorno e grazie mille per il vostro aiuto di squadra, la squadra natalizia! Nella City è già giorno e Cristina è un po' addormentata. Dai, sveglia Cristina! Vai a vedere cosa ti ha portato Babbo Natale! Sì, che emozione! Un cagnolino! Che meraviglia! Cristina, devi ricordarti che il cagnolino non è un regalo. È una responsabilità e devi prendertene cura. Certo, grazie Babbo Natale per avermi dato la possibilità di adottarlo e grazie supereroine per avermelo portato. E tu, cos'hai chiesto a Babbo Natale? Raccontamelo nei commenti. E chi vorresti come aiutante di Babbo Natale e Mamma Natale? Vorresti un supereroe come nei Pinipon? Ti immagini Spider-Man o Batman come aiutanti di Babbo Natale? Chiunque sia, speriamo che vi portino dei regali bellissimi. Buon Natale! Ciao amici!